Eder, Mech, Pallister. Partendo dall'alibi perfetto di Sebastiano, e qua ogni tanto sorge qualcosa fuori, perché io in qualche maniera immagino, devo, ognuno fa le sue congetture. E come Sebastiano mi ha accusato per mesi che con le mie con le nostre telefonate era lei che chiamava, perché nel mese di dicembre noi ci siamo sentiti 17 volte, mi sembra che ne abbiamo parlato. Ecco, in 17 volte in 7 giorni, dei 14 giorni di dicembre, ci siamo sentiti 7. In quei 7 giorni sono intercorse tra di noi 17 chiamate, contatti. Lei ha chiamato 14 volte e io 3. Visto che sono stato accusato di essere io, l'ho mandata a casa. Cioè, lei si è talmente impressionata della mia invadenza che è corsa a prenderci le cose per venire qua a suicidarsi. Torniamo all'alibi di Sebastiano, che vorrei precisare. Sì. Lui ha dichiarato che è andato a fare tutto il suo giro, compreso il portare i coltelli in quella famosa pescheria la mattina alle ore 9. In realtà non ci è andato. Lì lui, sono le prove nelle celle che lo hanno ripreso. La sera prima, il 13 sera alle ore 18, lui era in quel posto dove doveva portare i coltelli e probabilmente li ha portati. La mattina dopo è rimasto libero in quel tempo, alle ore 9, per andare a imbarcare Liliana in macchina. Lui se l'è presa in macchina la mattina. Hanno fatto baruffa nuovamente. Questa è la mia congettura, ma sono convinto di essere vicino alla verità. Liliana la mattina del 14 è stata presa in macchina da Sebastiano. Sono congetture, come lui ha fatto nel mio confronto. Così io lo faccio nel caso suo. Ma io faccio le mie congetture, ognuno è capace di farsi le proprie. Il mio film dice che Liliana è stata battuta, pestata, perché i segni che ha sul volto sono abbastanza significativi. Ha perso l'orologio che si è fermato alle 9:17. Potrebbe coincidere con, se non la sua morte, il suo, diciamo così, lei può aver perso i sensi per il colpo anche morale che si è ritrovata a subire essendo percossa. Lei è stata percossa. Ecco, non è escluso. Dopo, la mia immaginazione porta anche a questo. Lei potrebbe essere stata messa nel frigo di cui parlavo o in un posto freddo, ancora viva ma tramortita. È morta per ipotermia, tenendo con le braccia, se ben ricordo, stretto il suo giubbotto. Io lavoro di immaginazione, qualcosa è successo. Immaginazione da vendere. L'ho sentita da altri questa, non è mia, comunque la riporto. Che lei può aver sofferto il freddo e si teneva con le mani il giubbotto. Impressionatevi finché volete. Si sono impressionati a trovare la rosa qua e i sacchetti neri. Tu e Mago Fulvio cercavate Liliana proprio in dei sacchi neri. Tutti i giorni precedenti, io e Covalero, o da solo, o con altri amici, ho tappezzato, ho cercato nel nostro carso, l'ho percorso in tutti i sensi, alla ricerca di un sacco nero, perché lei è stata buttata via come immondizia, era già in qualche maniera sorto il fatto. E lei, se era sparita, per noi, per me almeno, ma per alcuni di noi che la cercavamo, cercavamo un sacco nero noi, la cercavamo come buttata via. Lei così è stata. Prima di essere ritrovata, lei, sono successe delle cose anche in casa di Sebastiano che è venuto fuori che lo ha trattato come immondizia. No, no. E lei è stata trattata come immondizia. Io la cercavo in un sacco nero quando andavo in giro per il Carso. Questo è un fatto personale. Perché erano successi a casa Sebastiano. Lei qui è stata messa in due sacchi neri, giusto? È stata portata qua, in questo punto dove siamo noi, probabilmente avvolta in un qualcosa, i sacchi neri, da due persone almeno, perché i sacchi erano integri, altrimenti sarebbero stati
pieni di punture delle spine che ci sono qua. I sacchi neri a Trieste, io ne ho di quattro misure diverse, li ho sempre in macchina. Adesso in questo momento la mia macchina è posteggiata 50 metri che via da qua. Che ci faceva quei sacchi neri? E sul fondo della macchina c'è il sacco nero. Sempre lì ho. Sempre. Ma perché ognuno tiene la macchina come crede? Me mi servono soprattutto per riparare la tappezzeria della macchina. Però... quando siamo andati a cercare Liliana con Covalero, io e lui cercavamo un sacco nero con Liliana dentro. Non è una novità, è stata portata dentro qua in due sacchi neri. Quindi Claudio, tu ormai sei convinto che c'è qualcuno che sa qualcosa? Il marito sa qualcosa, il marito, e io lo incolpo direttamente. Lui è l'unica persona che ha avuto convenienza dal fatto che Liliana venisse trovata, è chiaro. Lampante, no? Sebastiano è il regista, io non voglio incolpare nessuno, ma lui sa tutto. Invece non doveva sparire. Lei doveva essere trovata, altrimenti gli eredi, il marito e il fratello, avrebbero avuto la loro parte di eredità appena dopo 10 anni per morte presunta. Per cui doveva essere trovata, infatti è stata trovata. Però voglio sperare che la magistratura si voglia redimere, fare un'indagine seria. Sul faldone c'è tutti i movimenti di Sebastiano del giorno prima, dei giorni dopo, eccetera. L'alibi perfetto, come lo considerava Sebastiano, è pieno di buchi ed è crollato. Non è vero, non sono vere un sacco di cose che lui ha detto. Prima fra tutte quella, e qui lo dico, che lui è andato in pescheria per quella mattina per portare i coltelli. In realtà i coltelli li ha portati la sera prima. In realtà lui è stato dalle celle telefoniche e dalla macchina, è stato trovato là in quel posto la sera prima, alle 18 mi sembra, qualcosa di simile. Ha portato perciò la sera i coltelli per essere libero la mattina per andare a intercettare Liliana. Lui l'ha presa a bordo. Mi sono deciso a vuotare il sacco. Vuotare il sacco vuol dire anch'io la mia, visto che sono stato accusato da mezza Italia di questo, quell'altro, quel terzo. Adesso queste sono le mie difese, chiamiamole così. Le parole del signor Sterpine le ignoriamo totalmente. Le indagini giudiziarie sono una cosa seria, realizzate sulla base di prove, lavoro accurato e approfondito da parte di professionisti. I vaniloqui li lasciamo ai mass media, continuando il nostro lavoro con la massima serietà. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.